Buongiorno e benvenuti. E non so quanto sappiate in dettaglio del territorio. Comunque, se voi andate proprio all'inizio della brochure, c'è una bella mappa che ci potrà dare una mano. Quella più grande, rappresenta il Salento e quella più piccolina invece rappresenta l'Italia. Ovviamente noi siamo nel cuore del Salento dove ci sono i due puntini rossi qui. Che identificano le due sedi dell'azienda Candido, che è un'azienda storica davvero del territorio, fondata ufficialmente nel 1929, è un SPA tra l'altro, infatti il nome completo è Azienda Vitivinicola Francesco Candido SPA, però è di appartenenza della famiglia Candido, che è produttrice di vini da sempre. Ed è ancora guidata dalla famiglia Candido, infatti gli attuali proprietari sono Alessandro Candido e suo fratello Giacomo Candido, rispettivamente, oltre che proprietario, amministratore delegato e presidente della società. Siamo proprio sul confine, tenete conto che le due cantine, i due stabilimenti, anzi meglio, distano appena 2,5 km, quindi sono davvero vicini, è una strada dritta che li congiunge. La differenza tra i due è che a Guagnano è il posto dove arrivano le uve durante la vendemmia, arrivano direttamente dalla campagna, quindi vengono portate lì, le uve vengono diraspate, poi avviene la prima spremitura, comunque vengono lavorate ed è il posto dove avviene anche la fermentazione. E un primo stoccaggio. Dopodiché, quando il vino è pronto per essere affinato, viene trasferito qui a San Donaci, dove appunto ci sono le barricaie, la bottaglia grande, dove il vino ha il suo riposo, diciamo così, o in vasca d'acciaio o in legno, e poi viene anche imbottigliato, etichettato e commercializzato. Questa è la differenza tra le due, La tradizione contadina e la sapienza, il know-how, noi adesso lo chiamiamo know-how, ma è proprio l'antica sapienza contadina che garantisce non solo la genuinità, perché poi quella è data dalle tecniche, no? Vi faccio un esempio, scusatemi, so che forse non siete proprio del settore, però io mi rendo conto che per, non dico i neofiti, però per quelli che proprio non sono addentro nella materia, non si rendono conto. Molta gente pensa, dice, ah, ma no, il tuo vino usi, che ne so, usi le nuove tecniche, c'è cioè il laboratorio, quindi è tutto, chissà che cosa ci aggiungi, io bevo solamente il vino pestato coi piedi. Dico, speriamo che tu non muoia subito, perché finale, perché noi vendiamo il vino e noi siamo responsabili di quello che vendiamo. La salubrità, mi dispiace se lo ripeto, ma è davvero fondamentale e fa la differenza. La salubrità massima, la sicurezza massima, che vanno al di là della gradevolezza del prodotto. E questa è la qualità. La qualità non è solo un bel colore o un buon gusto, perché quello è personale. Tu puoi bere veleno che ti piace, poi muori, però intanto ti piace. Questo è un altro. Il diamante vale molto di più del pezzo di ferro. Poi a me piace indossare il ferro, ma quello è un altro discorso. Noi siamo specializzati nella qualità, che va, ripeto, ben oltre va nel packaging quanto più eco-friendly possibile, quindi rispettoso dell'ambiente, va nel fatto che noi utilizziamo non tappi di plastica, ma di sughero puro, cioè un pezzo unico di sughero che facciamo senza, esatto, non è il birondellato, per esempio. Il fatto che imbottigliamo solo quando il vino è stabile, in modo tale che non abbiate mai precipitazioni all'interno della bottiglia, che in due parole, passatemi il termine, vino solido non fa assolutamente male. Però voi avete speso soldi per poter bere tutta la bottiglia, io ve lo devo garantire. Perché dovete lasciare gli ultimi 5 centimetri che sono pieni di posa e non si può? Quello è 95% Negramaro, 5% Malvasia Nera. Diciamo che questa è la versione rossa e riserva, sono abbastanza imprecisa dicendo ciò, ma è un'evoluzione in rosso e in riserva del vino che avete bevuto prima. Oppure, proprio per questo si chiama tutto pasto, in abbinamento praticamente a tutto. E non vi nascondo anche, e può sembrare assurdo, ma sono state i primi di maggio a ritirare i primi di terra.